è una nuova azienda, quindi una nuova realtà, quindi è interessante. Adesso cambiamo prospettiva completamente, entriamo in un altro mondo, ma è interessante in un'azienda che è partita da zero, capire come è stato affrontato il processo di selezione, con quali logiche. Interessante capire come e con quali logiche è stato affrontato questo percorso per differenziarsi da chi sul mercato già c'è e ovviamente da molti più anni. Quindi se vuole raccontarci come è nata questa scommessa, perché poi è di una sfida si tratta, no? Quando si parte con qualcosa di nuovo. Assolutamente, ho intitolato l'intervento Non perdere questo treno, per dare proprio l'idea della sfida, no? Della sfida rivolta sia alla sfida che questa società NTV ha richiesto, perché ci andavamo a collocare in un contesto di monopolio, poi a seguito della liberalizzazione del mercato, quindi è stato possibile inserirsi come nuova impresa nel settore. Non perdere questa sfida rispetto a creare un'alternativa di servizio, un modello nuovo di servizio che potesse essere distintivo rispetto al concetto di viaggiare che comunemente noi conosciamo. E non perdere questa opportunità di lavoro, perché poi no, nel mio ruolo di responsabile di selezione il mio focus era appunto cercare di selezionare delle persone in linea con il nostro modello. Però sembra facile, detta così, no? Quale modello? Esatto. Perché la vera domanda è quale modello? Esatto. Allora, il mio ruolo di selezione, di responsabile di selezione, io lo definirei quasi consulenziale, perché per me è stata una sfida anche questo, no? Decidere di accettare un ruolo, ma un ruolo dove non esiste nulla. Quindi la vera sfida è stata dare e contribuire a costruire un modello di servizio dove si doveva definire come volevamo, cosa dovevano avere le risorse di diverso per dare un servizio differente, fondamentalmente. Certo, anche quello di differenziarsi comunque. Esatto, la sfida era innovare, la vera sfida, abbiamo parlato molto di competenze, e una delle competenze distintive che oggi è necessaria è innovare, portare un modello alternativo. E quindi per far questo bisogna avere un po' le idee chiare. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo sicuramente guardato il mercato estero e quindi abbiamo cercato di guardare le best practice nei diversi contesti organizzativi. L'Oriente è stato sicuramente uno dei modelli di riferimento, ma non solo, modelli di eccellenza che possono essere italiani, e quindi l'hotellerie piuttosto che compagnie aeree vincenti, dove il servizio e l'attenzione alle persone faceva realmente la differenza. Il focus, questa idea di contaminarsi anche da mondi differenti, no? Assolutamente, allora dalla grande distribuzione all'hotellerie a qualsiasi contesto di trasporto o di turismo, con l'obiettivo di porre attenzione alle persone. La cosa più difficile però qual è stata? È stata che la contaminazione doveva essere poi legata ad un contesto italiano. Ieri a cena parlavamo dell'orgoglio nel servizio. Allora, non è una competenza che abbiamo avuto facilità nel rintracciare in Italia, no? Un hostess che di volo o di bordo treno da noi è plurilaureata, ma deve avere in sé una lettura del ruolo che interpreti un orgoglio nel fare quello che fa. Non sempre gli aspetti sono facili da identificare. Quindi, ritornando a noi, la prima fase è stata sicuramente disegnare un modello di servizio e identificare un profilo ideale della persona che cercavamo, utilizzando un modello straniero e un modello vincente. A quel punto il vero lavoro è stato capire come strutturare un processo di selezione. Io ho fatto una scelta classica che è consistita nel affidarci a degli specialisti psicologi, e io hanno l'estrazione che ho io, anch'io sono psicologa del lavoro e dell'organizzazione, e in una logica che le persone vanno selezionate rispetto a delle competenze chiave e attraverso l'utilizzo di strumenti differenti, per cui abbiamo utilizzato chiaramente dei test psicoattitudinali, abbiamo utilizzato per tutti una modalità che prevedeva l'assessment center, diverse prove.
E la cosa che credo sia stata vincente è stato il coinvolgimento dell'azienda in tutto il processo di selezione. Quindi, lo dico sempre, noi abbiamo visto tutte le persone che abbiamo assunto e quindi la scelta finale è stata dell'azienda. Sì, l'obiettivo era quello ovviamente di dare uno stile che fosse molto riconoscibile, quindi le vostre persone al di là delle competenze che portavano in dote dovevano poi insomma trasmettere questa idea di servizio che voi avevate disegnato, quindi questo credo sia stato... Assolutamente, ma la selezione è stato il primo step perché è fondamentale, no? Però che doveva portare e che ha portato all'invio in una scuola di formazione. Noi abbiamo creato una scuola dell'ospitalità, l'abbiamo chiamata così. La scuola dell'ospitalità è una scuola che NTV ha internamente ed è stata proprio finalizzata a formare tutte le persone inserite, proprio una vera e propria induction, rispetto a dei modelli di servizio da proporre e da comunicare. Questo però in una logica per cui, questo insomma ci tengo a dirlo, non cercavamo la standardizzazione, cioè non... Il personale non doveva essere standardizzato rispetto a un modello. L'interpretazione e quindi la discrezionalità delle persone è stata un aspetto invece sul quale abbiamo dato molta importanza, insomma. Quindi ognuno deve interpretare un modello rispettando le proprie caratteristiche, il proprio sorriso, il proprio modo di parlare, la propria cultura, perché poi abbiamo assunto molte persone di diversa cultura. Certo, e questo come avete fatto, come avete gestito l'interculturalità, le differenze all'interno del vostro disegno? Allora, nel nostro disegno avevamo, allora poi spesso si seguono dei trend, no? Per cui lo dico perché sennò sembra sempre l'azienda perfetta dove tutto è, no? Alcune cose vengono disegnate a tavolino, per cui avevamo deciso che dovevamo comunque potenziare questo discorso della interculturalità. Per cui cercavamo i cinesi, cercavamo i bulgari, i russi o comunque i francesi, insomma gli indiani, insomma africani, abbiamo inserito diverse persone. L'integrazione è avvenuta grazie al gruppo, devo dire, il senso di appartenenza che ha dato il far parte di uno stesso gruppo per un obiettivo comune, questo ha aiutato molto, devo dire, non ci siamo inventati niente di particolare se non creare un senso di appartenenza dato dall'obiettivo comune che è stato sempre molto condiviso, ecco, questo è stato l'importante. Sì, il senso di appartenenza è una cosa fondamentale anche per far lavorare meglio le persone, dopodiché queste sentono il senso di appartenenza e lavorano anche meglio se inserite in un contesto che le fa crescere. In questo la formazione all'interno del vostro contesto credo sia molto importante, forse rispetto a questo anche ci può raccontare, sì, qualcosa. Allora, la scuola di cui parlavamo, c'è cioè una scuola dell'ospitalità che per ogni persona, noi abbiamo delle famiglie professionali, c'è cioè una famiglia professionale dei capitreno, delle hostess, dei station manager, insomma abbiamo diverse famiglie professionali. E per ogni profilo abbiamo identificato dei periodi di formazione, quindi vi faccio solo un esempio, il capotreno viene formato per 6 mesi, 6 mesi sono tanti, e in questi 6 mesi abbiamo cercato di dare delle impostazioni sia di cultura ferroviaria ma anche assolutamente un'impostazione comportamentale e relazionale sulla cultura del servizio. Per un hostess un corso di formazione è durato 2 mesi, per un macchinista è durato 3 anni. Allora, i periodi e i percorsi di formazione, un macchinista 3 anni di formazione, insomma, è un periodo impegnativo perché la forza è stata quella di unire la teoria all'on the job, quindi il training on the job, l'esperienzialità della formazione è sicuramente un aspetto vincente. Il senso di appartenenza si alimenta con la formazione, ma poi non basta. Noi ora diciamo che lo startup è terminato e noi ora stiamo traguardando allo sviluppo delle persone. Quindi ora, chiudendo il capitolo della selezione, che comunque continua, il traguardo è sviluppare, lavorare sullo sviluppo delle persone, quindi sulla formazione e sul potenziale in realtà. Ecco,
di un'intervista che abbiamo pubblicato, che tra l'altro trovate su Persone Conoscenze, proprio sul numero che vi abbiamo distribuito, si parla di un'epidemia di benessere. Che cosa vuol dire? Come lo interpretate? Voi siete una startup e quindi quando si comincia da zero in realtà si ha l'impressione di poter fare qualsiasi cosa, però ecco, questo concretamente calato nella vostra realtà, che cosa significa? Allora, io sì, è vero, è vero, è vero. L'epidemia del benessere si capisce quando vai, io personalmente mi occupo molto di sviluppo e faccio continuamente colloqui con le risorse per capire come stanno, come si sentono e cosa aspirano a fare, no? E in realtà se hanno le potenzialità poi per ricoprire ruoli di responsabilità crescente, poi insomma è finalizzata la mia intervista. E è noto, c'è benessere, c'è condivisione dell'obiettivo e c'è soprattutto una voglia. Il benessere deriva dal fatto che c'è la possibilità di innovare personalmente, di dare un contributo personale. Questo non sempre avviene. La forza sta nell'essere aperti ad accettare le idee. Noi abbiamo un sistema l'abbiamo chiamato Miglioriamoci, e consentiamo un concorso di idee per tutti i dipendenti e li invitiamo a proporre delle idee migliorative rispetto al servizio e chiaramente li premiamo anche rispetto alla migliore idea. Beh, questo secondo me concorre, no, a creare un benessere, l'idea di poter contribuire a cambiare qualcosa. È un po' una sfida, no? Una sfida che anche un po' deve contagiare poi tutte le persone che stanno all'interno di un'organizzazione. E nei fatti, se pensiamo a questa organizzazione in particolare, quando si parla così di momenti di difficoltà, eccetera, abbiamo una realtà che di fatto così è partita da zero e ha costruito un progetto davvero di grandissime dimensioni. Ecco, ma cosa significa essere parte di un progetto del genere, anche a livello personale? Come ci si sente a far parte di una realtà come questa, che è abbastanza anomala, perché oggettivamente non è facile, insomma, trovare situazioni di questo tipo, contesti di questo tipo, dove è possibile davvero da zero partire e fare qualsiasi cosa. Ma penso, almeno parlando con tutti mi dicono: sei fortunata, forse non ti capiterà mai più, perché uno startup è un qualcosa di bellissimo. Io confermo, da un punto di vista personale è motivante, ecco, c'è solo una parola, è motivante, e la stanchezza che può derivare dall'impegno passa in secondo piano, perché c'è sempre il contributo personale che si può portare, ti incentiva a fare sempre meglio, quindi questo è l'aspetto più importante, e la possibilità di contribuire a creare un qualcosa di nuovo che ti stimola a far sempre meglio. E anche la sfida nel destrutturare delle concezioni di alcune persone che sono un po' tradizionali, no? E portare, cercare di convincerle che c'è un modo di lavorare alternativo. Questo lo si può fare anche nel mio ruolo, che sicuramente non è un ruolo, voglio dire, non sono un direttore, non sono un amministratore delegato, però ci si deve credere nel poter cambiare le cose. E tutto parte molto anche dalla selezione: se si scelgono le persone giuste si può fare veramente la differenza. E lei quando è che ha la sensazione che sta scegliendo la persona giusta? Cosa? Io lo dico sempre, la persona giusta si capisce dopo 2 minuti di colloquio. Quando il colloquio dura troppo vuol dire che la persona non è giusta. Quindi è una sensazione che si capisce? Lo dico dopo 2 minuti, non è vero, sì, ma sì, insomma si percepisce subito quando c'è una condivisione di valori, quando c'è una condivisione, perché poi i valori sono molto importanti, quando c'è un modo comune di ragionare, quando c'è un aspetto relazionale molto importante. Però come diceva il collega di prima, l'aspetto tecnico lo valutiamo sempre, però quello non da solo non basta, no? Io dico sempre: a parità di competenze, poi quello che fa la differenza è la persona. Certo. Ecco, ma come si fa a trasferire questo entusiasmo nelle persone? C'è un modo, oppure ecco, le persone che avete scelto, insomma, già intrinsecamente, insomma, si capiva che
in qualche modo erano, avevano questo desiderio di contribuire a, fare qualcosa di davvero molto importante, oppure avete anche lavorato su questo, visto che... Allora, diciamo che l'elemento, il mercato ci ha aiutato molto. In un momento in cui le cose non vanno tanto bene, abbiamo offerto un'alternativa importante, quindi questo è servito molto. Però noi stiamo lavorando molto con la comunicazione, nel senso che il nostro management è molto vicino alle persone, dal macchinista all'hostess, al direttore, al quadro, all'impiegato, a tutti i livelli, e quindi cerchiamo di comunicare molto quello che stiamo facendo e quello che faremo. Questo, la comunicazione è fondamentale, perché se si crea, noi siamo dislocati su tutto il territorio, no? Quindi la difficoltà di avere 1000 persone sul territorio è quello che dicevamo ieri sera, un po' il domandarsi se c'è un modello organizzativo che funziona meglio dell'altro. Noi in questo momento abbiamo tantissimi dubbi. Lo dicevo, non siamo l'azienda perfetta, abbiamo 1000 dubbi, abbiamo disegnato dei modelli e non sappiamo se funzionano fino in fondo, però in questo siamo anche pronti a cambiarli, ad avere una flessibilità per dire non funziona questo, si cambia. Beh, anche il tema di mettersi in discussione, no? Assolutamente. Perché per fare meglio bisogna imparare da chi è più bravo di noi, quindi anche questa è una cosa... Da chi è più bravo di noi, cercando di non guardare chi ha sbagliato o cercare di capire perché ha sbagliato e cercare di portare un modello differente, no? Certo. E soprattutto anche valorizzare le differenze, perché questo è fondamentale. Quello che facevo l'esempio della sala operativa, se io cerco una persona che lavora in sala operativa e deve avere per forza un'estrazione ferroviaria, forse sto prendendo una direzione, non so se è giusta. Se io mi apro a un'alternativa e prendo una persona che ha lavorato in Croce Rossa o in Protezione Civile, mi dà un contributo differente. Non è detto che non sia valido, anzi io lo sto sperimentando come valido. Ma infatti proprio con questo concetto siete partiti da un'idea di costruire un modello diverso di servizio. Assolutamente. Questa è una cosa che forse possiamo approfondire un attimo, perché è molto interessante, anche appunto selezionando persone che arrivano da contesti differenti, che non sono il mondo delle ferrovie, ma sono, si citava, l'hotellerie piuttosto che altri mondi. Allora, alla base c'è stato questo, il viaggio come esperienza e come esperienza di viaggio. Per essere tale dovevamo offrire non tantissimo di differente, ma dicevamo anche un sorriso. Io parto proprio dal requisito di base, non sempre mi è capitato di viaggiare e di trovare del personale che mi guardasse, no, con una faccia rilassata, con un sorriso, o mi dicesse buongiorno, posso esserle d'aiuto. Noi abbiamo iniziato a ragionare con un modello di servizio forse base, ma che non era affatto scontato. Quindi abbiamo guardato come obiettivo orientarci al cliente, l'attenzione alle persone e cercando in tutto e per tutto di coccolare il viaggiatore. Per far questo dovevamo trovare dei modelli vincenti, no? Che possono essere rintracciati in tantissimi contesti differenti. Non ne abbiamo guardato uno in particolare. Abbiamo trovati in aziende navali sicuramente, in compagnie navali, in compagnie aeree, in hotellerie, nelle spa, dove c'è il benessere, dove c'è comunque un modo di saper coccolare, no, il cliente. E nel settore del turismo, dove c'è un'attenzione alle persone. E lì abbiamo cercato di mettere tutto un po' insieme, nell'idea che la differenza e l'eterogeneità poi crea in un gruppo la vera differenza. Messaggio molto, molto importante, perché anche stamattina abbiamo parlato di culture, di interculturalità, di differenze, di integrazione delle differenze. Poi è chiaro che queste differenze si possono integrare se c'è una cultura che si riesce a condividere. Credo che questo sia il lavoro. Siamo andati in Giappone, in Oriente, abbiamo visto, no, le hostess che hanno le mani davanti e hanno una postura, no, particolare. Lo portiamo anche da noi, lo portiamo anche in Italia, ma no, non è quello che noi cerchiamo. Però dovevamo interpretare anche una postura di un certo tipo che trasmetta, no, compostezza, eleganza, che però poi non è quella italiana. Quindi alla fine il vero lavoro è stato mischiare i due aspetti, no? Certo. Questo è stato un po' il leitmotiv. Beh, direi che è una, un
un'esperienza che mi fa molto piacere aver avuto l'occasione di condividere stamattina, perché davvero non sono molte le aziende che possono anche così permettersi di modellarsi da zero e costruire ex novo una realtà, quindi anche sperimentare credo che sia una bella esperienza anche dal suo punto di vista. Dal mio punto di vista personale sì, tutti mi dicono ma tu hai fatto tante selezioni, dico ma io provengo dalla consulenza, ho alle spalle 10 anni di esperienza in formazione, facevo la formatrice, facevo sviluppo e di selezioni grandi non ne avevo mai gestite, ho dovuto gestire una, dico sempre sono matricola 14, dopo di me sono entrate altre 1050 persone e che ho selezionato e mi sono forse un po' con incoscienza mi sono lanciata. Bene, grazie.